Passo la parola ora all'ingegner Fink, presidente della comunità ebraica di Firenze. Eccolo qua. Allora, grazie mille, grazie, ringrazio l'autorità, ringrazio il sindaco, ringrazio l'unità montana, ringrazio le autorità presenti, le famiglie, ovviamente, per l'ambasciatore Dorelda, che abbiamo conosciuto già ieri, e vi porto il saluto della comunità ebraica di Firenze. Lo faccio oggi, ho un viso meno sorridente di quanto avrei voluto, abbiamo avuto un tremendo lutto poche ore fa, ma siamo qui non soltanto io come presidente, ma ci sono il nostro rabbino capo, l'avvocato di Perno, e il nostro rabbino che per 20 anni ha guidato la nostra comunità, Joseph Levy, a sottolineare l'amicizia, l'affetto infinito che ci lega alle famiglie Smuller e Cilope Spegna, che sono qui grazie appunto al gesto di queste famiglie, Matti, Angeli e Rossetti, che siamo oggi a salutare e ringraziare. E quindi vi porto a voi tutti, ai discendenti di queste famiglie, ma a tutta la comunità di Firenzuola, che vedo qui davvero rappresentata tanto. Firenzuola, fra l'altro, è stato un luogo, ne parlavo con la famiglia Ventura, che è presente, un luogo dove i casi di coraggio non sono mancati, anzi, forse un luogo simbolo, un luogo diverso dagli altri. E ricordare quello che alcuni hanno fatto, forse il fatto che qui a Firenzuola siano state diverse gli esempi, come giustamente ricordava il sindaco all'inizio, cosa che porta onore a questa comunità, come ovvio, ma ci può portare a pensare che fosse facile, ecco, non era facile per niente, non era comune per niente. Ricordare le persone che hanno avuto il coraggio di opporsi a quello che era invece il comportamento comune di quegli anni è qualcosa di importante, che va ben oltre il portare onore a queste persone. Giusto ricordo a chi non c'è più, giusto tributo alla memoria di chi si è speso, ma va ben oltre, è una riflessione su noi stessi, sulla nostra società, e non dobbiamo pensare appunto, grazie all'esempio fulgido di queste persone, che fosse qualcosa di comune, non era comune per niente. E quando parliamo di quegli anni, quando parliamo della Shoah, vedete, noi spesso parliamo della Shoah come un male assoluto, e lo è stato, come qualcosa di unico nella storia del mondo. Io questo lo dico spesso. Guardate che è unico, ma non dal punto di vista, non per le vittime. Lo dico senza sminuire per niente il sacrificio di quelle vittime, lo dico come portavoce di una comunità pesantemente colpita, lo dico anche personalmente, perché la famiglia di mio padre, mentre mio padre e sua madre, mia nonna, si salvavano grazie all'aiuto di alcuni coraggiosi e di molti che diciamo non fecero niente per condannarli. In quel preciso momento 12 persone, fra mio nonno, i nonni di mio babbo, zii e cugini di mio babbo, 12 persone incontravano invece delatori, come nel caso del mio nonno, o persone che semplicemente non vollero fare il gesto per aiutarli. 12 persone finirono ad Auschwitz e morirono. Quindi potete immaginare, cresciuto con mio padre, quanto per me sia vicina la sofferenza di quegli anni. Però non è quella l'unicità. Non è quella l'unicità della Shoah. L'unicità della Shoah sta in noi europei, noi occidentali, noi che facciamo parte, siamo eredi di quelle società che sono scese nella barbarie più profonda e che con il nostro apparato di razionalità, di modernità, di progresso, di scienza, abbiamo costruito la barbarie in pochi anni. L'unicità della Shoah c'è per noi eredi, lo dico io da europeo, da italiano, noi eredi di quella società che ha potuto scivolare nella barbarie. E allora ricordare che alcuni, nonostante la difficoltà immane di quegli anni, hanno saputo e potuto opporsi, hanno potuto trovare nella propria umanità la motivazione e la forza per avere il coraggio di rischiare per sé e per i familiari, per salvare delle vite. Ecco, questo ci deve servire, ci serve, diventa una memoria non soltanto più rivolta al passato, ma rivolta al presente, rivolta al futuro, rivolta alla nostra società di oggi, rivolta a capire come dobbiamo lavorare sulla nostra società perché sia più pronta in situazioni infinitamente più facili
a non chiudere gli occhi di fronte a sofferenze che sono, le sofferenze sono sempre altrettanto drammatiche, non c'è una classifica del dolore. E quindi a capire oggi come guardare alle sfide dell'oggi, al nuovo modo in cui si ripropone l'intolleranza verso l'altro, verso il diverso, e a sapere mostrare in situazioni di, per fortuna, grande facilità rispetto a quella che ebbero la famiglia Matti, Angeli e Rossetti in quegli anni, mostrare il nostro lato umano, la nostra capacità di impegnarci, di tenerci, di metterci il nostro cuore, il nostro coraggio, la nostra vita, la nostra passione. Questo è il significato profondo del gesto che oggi, grazie a Yad Vashem di Yerushalayim, di Gerusalemme, possiamo compiere oggi. Il significato profondo che diamo alla memoria e al ricordo del gesto di queste famiglie. Quindi grazie di essere qui. Grazie.